questa intervista esclusiva di Tutto Sport Imolese, Davide Tronconi, assessore allo sport del Comune di Imola. Innanzitutto, quali sensazioni ha provato in questi anni a ricoprire il ruolo di assessore dello sport di una città come Imola, in cui lo sport è parte integrante del tessuto sociale? Beh, allora intanto io, quando ho ricevuto la delega dello sport, sono partito con una grande fortuna, che era quella di avere un ufficio sport super preparato e super forte. E sicuramente la seconda valutazione che a distanza di 4 anni posso fare è quella di dire che come assessore sono entrato in punta di piedi, perché quando incontro il mondo dello sport imolese incontro delle realtà fortissime, strutturate, dove c'è un sacco di volontariato, un sacco di professionalità, e perciò tu devi avere rispetto delle persone con cui hai a che fare. Questo è il primo dato che, come dire, mi ha guidato nei primi mesi del mio mandato. Quali sono le principali soddisfazioni che ha ottenuto in questi anni? Ma devo dire che principali soddisfazioni le hai un po' sempre, nel senso che quando una manifestazione funziona e dietro c'è un lavoro invisibile da parte del comune, quando un evento, una manifestazione, una gara funziona, dietro c'è un piccolo contributo nostro, e se le cose non vanno male ci arriva l'attenzione addosso. Se le cose vanno bene e noi rimaniamo in qualche modo invisibili, vuol dire che tutto ha funzionato. Poi naturalmente portare dei grandi eventi sportivi a Imola è stato elemento di grande soddisfazione. Penso per esempio al Giro d'Italia che tornerà nel 2018, l'incrocio delle grandi passioni, delle grandi storie e delle grandi biografie anche di tanti imolesi. Perciò quello è un esempio per il quale, come dire, si può andare orgogliosi. Come ha vissuto il rapporto con le società e le realtà sportive imolesi? Allora, devo dire, ripeto, c'è un rapporto strutturato da anni con l'ufficio sport. Come l'ho vissuto io personalmente? Con grande franchezza. Non sono stato un amministratore che si è fatto i selfie in tutte le manifestazioni che è andato a premiare, o con i dirigenti o con gli atleti, piccoli e grandi che fossero. In realtà c'è un lavoro, anche questo meno visibile, di grande franchezza, e che di solito serve a migliorare e anche spesso a risolvere dei problemi. Perciò con le società sportive però ho trovato un rapporto positivo, perché dall'altra parte ho trovato sempre, e dico sempre, in tutti gli sport, gente estremamente appassionata, innamorata di quello che fanno. Naturalmente quando uno è innamorato di quello che fa e si presenta un problema, delle volte è anche rude, è ruvido nel rapporto con la pubblica amministrazione, però devo dire che a me questo non ha mai spaventato, anzi la sincerità, il chiarirsi, il capirsi al volo e il provare di risolvere i problemi, anche perché alla fine di questo risolvere i problemi ci sono sempre delle ragazze, dei ragazzi, dei bambini che praticano sport quotidianamente. Quali aspetti lei crede siano fondamentali nella pratica dello sport a livello locale? Allora, Imola è una città incredibile da questo punto di vista, offre tantissime discipline sportive all'interno delle quali vi sono veramente dal livello base ai livelli più alti. Perciò sicuramente la cosa che serve di più, diciamo, sono due: una grande professionalità e una grande capacità da parte di chi organizza lo sport di saperlo organizzare bene, con attenzione, e anche una grande responsabilità. Per quello che riguarda il comune è importante seguire l'evoluzione degli sport e delle discipline in termini quantitativi e qualitativi anche attraverso le infrastrutture adeguate, che è uno sforzo in più che stiamo cercando di fare. Usciti un po' dalla fase della crisi economica o in fase di ripresa, siamo riusciti anche a mettere sullo sport risorse che mancavano da anni. Devo dire che non per questo le società non sono state in grado di dare delle risposte ai propri associati, perciò alle famiglie di questa città. Dove può e dove deve crescere il mondo sportivo imolese? Non so se posso permettermi di dire questa cosa, però ogni tanto ci sarebbe bisogno di maggior unità, nel senso
senso che in passato noi abbiamo avuto delle divisioni di alcune società sportive che hanno fatto gemmare diverse realtà che praticano sport simili o identici. Forse se dovessi fare un auspicio, è un auspicio che nel futuro andrà sostanziato anche con delle azioni da parte del comune, andrebbero recuperati dei percorsi che non significa fondere della società, ma recuperati dei percorsi di avvicinamento e di unità. Questo significherebbe dare maggior qualità ai propri atleti, significherebbe probabilmente anche diminuire i propri costi, significherebbe dare anche una nuova spinta allo sport imolese in generale. Un saluto allo sport imolese. Lo sport imolese faccio un carissimo saluto perché devo dire sono stati 4 anni meravigliosi. Io sono stato un testimone privilegiato, credo in 4 anni di aver saltato o essere stato sostituito 6-7 volte. In realtà sono stato tutti i weekend in una palestra, in un campo o a premiare o a stringere delle mani. Non l'ho fatto come semplice rappresentanza, ho sempre tenuto gli occhi aperti, perciò mi sono reso conto dell'enorme patrimonio sociale che le realtà sportive del nostro territorio sono in grado di generare tutti i giorni, tutte le mattine, tutti i pomeriggi e tutte le sere. Perciò l'augurio è che lo sport imolese vada avanti così con la stessa forza e la stessa determinazione. Tutto Sport Imolese la ringrazia per la disponibilità e le augura un buon 2018. Tutto Sport Imolese, tanto ringrazio per l'attenzione che sta mettendo nello sport della nostra città e auguro un felice 2018 e un 2018 anche vincente.